Amici di Gustare Sicilia, bentrovati. Un cordiale saluto da Diego Caltabiano. Pronti anche oggi per raccontarvi la storia, l'arte, la cultura, i prodotti enogastronomici di una nuova città siciliana protagonista oggi di Gustare Sicilia, luoghi e sapori dell'isola. Questa settimana facciamo tappa a Rometta. Ci troviamo sul versante tirrenico della provincia di Messina, proprio di fronte ai Monti Peloritani. Il territorio di Rometta si estende fino al mare con il villaggio di Rometta Marea, luogo preferito dai cittadini messinesi che qui si trasferiscono per il lungo periodo estivo. Il centro storico della città di Rometta è di origine bizantina, sorge su una roccaforte attorniata da dirupi e burroni. Siamo in un terrazzo panoramico davvero straordinario che guarda da una parte il golfo di Milazzo e dall'altra l'arcipelago delle Olie. La città di Rometta viene fondata in età bizantina, in greco significa le fortezze o le difese. Dopo un lunghissimo assedio, Rometta venne occupata dagli arabi e chiamarono questa comunità Rimite. Successivamente, nel XVI secolo, prese il nome di Rometta. Tra il 963 e il 965 la città di Rometta fu sottoposta ad un lunghissimo assedio e i suoi abitanti furono protagonisti di un atto estremo d'eroismo. Infatti, tra il 24 e il 25 ottobre del 964, fra la spiaggia e la roccaforte assediata, avvenne una sanguinosa battaglia. L'armata bizantina, forte di 30.000 uomini, inviò l'esercito per rompere questo assedio degli arabi, ma soprattutto per riconquistare la Sicilia, impegnando l'esercito con impeto e cariche di cavalleria. Nonostante tutto e nonostante gli arabi fossero in numero inferiore, riuscirono a frenare l'avanzata degli avversari. Apriamo questa puntata dal punto più panoramico ed alto della città di Rometta, dal suo castello, da quello che una volta anticamente era la sua fortezza militare, che dominava il paese e il territorio circostante. Tra poco dunque vi racconteremo la storia e i segreti di questo meraviglioso paese in provincia di Messina. Chiaramente parleremo di storia, di arte, di cultura e di prodotti enogastronomici con la nostra compagna di viaggio Michela Monaco. Tutto questo tra poco a Gustare Sicilia, luoghi e sapori dell'isola, oggi a Rometta, in provincia di Messina. A tra poco. Lisa lo preferisce macchiato. Dario non sopporta lo zucchero. Carlo ne assapora il profumo. Ale lo condivide con uno snack. E voi di che gusto siete? Gruppo Viva Vending, i professionisti della pausa caffè in tutta la Sicilia. www.gruppoviva.it. Il rispetto per l'ambiente non è uno slogan pensando di distinguerci. Per noi, qualità, valorizzazione degli scarti e tracciabilità dei prodotti sono un ambizioso progetto che si realizza nei nostri stabilimenti ogni giorno. Agrumicel. Fatti, non parole. A
Autolip Vendite, la concessionaria storica del marchio Peugeot. Auto nuove ed usato multimarca, veicoli commerciali, assistenza tecnica, carrozzeria, ricambi originali, servizi finanziari e assicurativi. Autolip Vendite, da 30 anni al vostro servizio. Inventa Design, il nuovo showroom di Gruppo Inventa. Su 8.000 metri quadrati, oltre 40 appartamenti arredati e completi. Dal moderno al classico, dal contemporaneo al coloniale. Uno showroom unico in Sicilia. Da Inventa Design anche complementi d'arredo. Falegnameria interna per mobili su misura. E per gli sposi, convenienti e prestigiose liste nozze. Ampio parcheggio, bar, servizio babysitting. Inventa Design. Zona Asimo di Capozzallo. Telefono 0932 777 169. www.inventadesign.it. Il castello di Rometta sorge sulla sommità ultima della grande rocca che ospita l'abitato omonimo. Occupa dunque una posizione dominante sia rispetto al paese sia rispetto al territorio circostante. È possibile che anticamente questo castello fosse servito da una serie di fortezze secondarie che furono edificati nei pressi del territorio circostante. Attualmente il castello consta di pochi ruderi, sebbene si presentino imponenti nella loro mole. Per scoprire dunque i segreti e la storia di questa importante fortezza militare, oggi incontriamo Piero Gazzara, storico e profondo conoscitore del territorio di Rometta. Professore Gazzara, benvenuto a Gustare Sicilia. Grazie, benvenuti anche a voi. In effetti noi ci troviamo qui nella città fortificata di Rometta e, come ha detto lei poc'anzi, tutto attorno nel contado esistevano numerosissime fortificazioni tipo torrette che servivano alla difesa e alla sicurezza della città vera e propria fortificata. E questo per tutto il Medioevo fu qui un centro importante, nevralgico dal punto di vista militare e anche dal punto di vista politico, soprattutto perché ci troviamo proprio dietro le montagne di Messina e che quindi Rometta difendeva le spalle di Messina. Infatti anticamente, professore, si diceva che chi avrebbe conquistato Rometta avrebbe conquistato la città di Messina, dunque il capoluogo peloritano e tutta la Sicilia, è così? Sì, in effetti sì, perché noi siamo nella cuspide nord-orientale della Sicilia che Rometta rappresentava una fortezza imprendibile e importante, come ho detto prima, nevralgicamente strategica proprio. Abbiamo detto che il castello e la fortezza dunque di Rometta oggi si presenta solo con pochi ruderi. Sì, ahimè sì, purtroppo questo lo dobbiamo ai numerosi terremoti che ci hanno purtroppo privato delle fortificazioni, delle testimonianze di un passato glorioso e importante. E infatti noi qui ci troviamo a Villa Castello, dove c'era una delle due porte d'accesso a Rometta, porta Messina o Castello, e difatti noi abbiamo le uniche mura merlate rimaste ancora fino a oggi a testimoniare questa importanza di Rometta. Tra poco con lo storico Gazzara, amici di Gustare Sicilia, vi racconteremo un'altra realtà importante, una delle poche chiese bizantine importanti ancora esistenti, pensate, tra la Sicilia e la Calabria. È la chiesa di Gesù e Maria o la chiesa del San Salvatore. Tutto questo tra poco a Gustare Sicilia, oggi a Rometta. Dunque il nostro viaggio alla scoperta della storia e delle antiche tradizioni continua anche oggi. A tra poco. Amici di Gustare Sicilia, buon pomeriggio, ma soprattutto, come al solito, benvenuto nella mia cucina. È la cucina di Marcello Santocchini, che quest'oggi ancora una volta si arricchisce alla presenza di mio figlio Diego, che rappresenta la quarta generazione di cuochi ristoratori, nel senso che lui è il futuro, io rappresento il presente, ma abbiamo dietro un passato, Pasquale, mio padre, ma ancor prima mio nonno, che addirittura nel 1894 apre a Pitigliani, in un paesino in provincia di Grosseto, una locanda
con dei posti da dormire per i viandanti. Quest'oggi andiamo a preparare un gelo di cannella. Per prepararlo, mezzo litro d'acqua, 50 g di stecche di cannella, e serviranno dopo 175 g di zucchero, ma soprattutto 50 g di maizena o amido di mais, che dir si voglia. Cominciamo a mettere l'acqua e la cannella in una pentola, dopodiché mettiamo il tutto sul fuoco e lo porteremo ad ebollizione, ma soprattutto è importante che lo si lascia in infusione per un paio di ore, direi almeno una dozzina, in maniera che l'acqua si carichi del gusto della cannella e diventi un infuso molto intenso e molto forte. Bene, dopo queste famose 12 ore di infusione siamo pronti per passare alla seconda fase, che è la preparazione del gelo di cannella. Cosa andremo a fare? Innanzitutto, importantissimo, andremo a filtrare l'infuso di cannella utilizzando un attrezzo da cucina, quale potrebbe essere questo, che è la famosa chinoise, e andremo a prenderne giusto mezzo litro di questa infusione. A questo punto andremo a portare in ebollizione questo infuso, mettendolo in una padella, aggiungendo i 350 g di zucchero semolato e 50 g di amido di mais, e pian pianino, rimestando per evitare che l'amido di mais raggrumi, portiamo il tutto ad ebollizione. Anche per questo gelo sono passati circa 18 minuti ed è pronto per essere distribuito nelle coppette che abbiamo già predisposto. Bene, finito di preparare questa ricetta, questo gelo, aspetteremo che siano passate 3-4 ore in frigorifero perché questo si possa raffreddare nella giusta maniera e non ci rimane altro che impiattarlo. E allora cosa aspettiamo a farlo? Benissimo, Diego. I piatti sono pronti, i cucchiai pure, e a questo punto non mi resta altro che dirvi: il dolce è servito. Grazie e soprattutto buon appetito a tutti voi. Nel cuore del centro storico di Rometta si trova la chiesa di Gesù Maria o del Salvatore, un insigne monumento bizantino, forse il più importante tra i pochi ancora esistenti in Sicilia ed in Calabria. Questa chiesa pare facesse parte di un antico convento di suore clarisse venute a Rometta nel 1320. Infatti, a suo ricordo esiste ancora questa denominazione popolare di Badia Vecchia. Tra poco il professore Piero Gazzara dunque ci racconterà questo monumento, il più importante, pensate, della nostra isola. Alle nostre spalle dunque la chiesa bizantina più antica ed importante della Sicilia, questa chiesa che faceva parte di questo antico convento di suore clarisse venute a Rometta nel 1320. Un monumento davvero importante per la nostra isola, professore Gazzara. Sì, in effetti sì, è uno dei monumenti più antichi della Sicilia che ancora ci è pervenuto intatto. Infatti, nonostante i numerosi terremoti e i numerosi interventi di restauro o di manomissioni, la chiesa è ancora intatta così come è stata costruita nel periodo bizantino. Infatti non abbiamo noi una data ben precisa di edificazione, ma abbiamo un periodo che va dal 535, anno in cui fu conquistata la Sicilia dalle truppe bizantine, fino al 965, che coincide appunto con la fine della dominazione bizantina in Sicilia, con la caduta appunto di Rometta, che fu l'ultima roccaforte, come abbiamo detto prima, a cadere in mano musulmana. Professore Gazzara, quali sono gli elementi che caratterizzano dunque questo monumento così importante? Sì, e come tutti gli edifici bizantini ha una planimetria a croce greca con cupolato al centro. All'interno ancora abbiamo degli affreschi che alcuni suppongono che siano di origine bizantina. Poi abbiamo soprattutto i due ambienti che nelle chiese bizantine erano appunto dedicate alla liturgia, il diaconon e il protesis. Quindi
tutto ci parla di che questa costruzione fosse una chiesa. Comunque noi abbiamo documentato che l'utilizzo dell'edificio bizantino, per esempio nel Medioevo, era adibita a chiesa, e nonostante la sua compattezza ci parla ancora oggi, dicevo, della storia, della grande storia gloriosa della Sicilia e anche di Rometto. Amici di Gustare Sicilia, buongiorno. Ci troviamo in questo fantastico terrazzo panoramico di Rometta, dove il paesaggio alle mie spalle si divide fra mare e montagna. Qui l'espressione dell'arte culinaria è rappresentata innanzitutto da un pregiato prodotto del sottobosco, comune nella macchia mediterranea, che è l'asparago pungitopo. Ed è di questo e di molto altro ancora, di tradizioni tipiche culinarie qui a Rometta, che parleremo più tardi. Io vi aspetto a fra poco. I'll have to pack my things and go. Via Casale dei Greci 2, Adrano. Amici di Gustare Sicilia, ben ritrovati.